Mi fa davvero piacere prendere atto che la Fondazione Sicilia abbia acceso i riflettori sul recupero e la riqualificazione dei centri storici minori. Credo sia il punto di partenza se vogliamo approntare una seria e concreta politica per la crescita delle aree interne, che sono quelle che maggiormente soffrono la depressione socio-economica. Abbiamo centri storici cosiddetti minori, ma che presentano straordinarie potenzialità e quindi occasione di crescita, farle diventare polo di attrazione anche per un turismo culturale, oltre che per iniziative artigianali, di industrie di trasformazione dei prodotti locali, credo che sia un impegno prioritario. In questo senso vogliamo lavorare come governo della regione, d'intesa con la Fondazione Sicilia, che ha dedicato una parte di risorse appunto al recupero di alcuni centri storici, e di collaborare anche con tutti gli enti pubblici e privati che su questo fronte vorranno scommettersi assieme a noi. I borghi sono quello di Salemi e il vincitore, insieme ad altri borghi siciliani, ma al di là di chi ha vinto, perché tutti i progetti erano validi e importanti, io credo che sia fondamentale la ragione per cui noi abbiamo voluto questi bandi. Non c'è dubbio che le ragioni per cui un borgo viene abbandonato sono diverse, sia naturali, terremoto come è successo anche a Salemi, ma anche e soprattutto per cambiamenti economici e sociali. E io credo che le istituzioni pubbliche e private hanno il dovere, in presenza di cambiamenti economici e sociali, di intervenire per cambiare sostanzialmente lo spopolamento dei borghi abbandonati. Questo fra l'altro è un motivo anche di recupero di centri che hanno un patrimonio storico artistico importante e fondamentale. Questa iniziativa della Fondazione credo che si iscriva tra le iniziative importanti per la crescita del territorio, e ci fa piacere di avere condiviso questa scelta con la Regione Siciliana.